Animatori ACR, esserli soprattutto, ma anche saperli fare con competenze ed impegno. Non basta dirsi animatori per esserlo nelle nostre parrocchie e quando la realtà nella quale si opera è l'azione cattolica dei ragazzi, le cose si fanno serie. La diocesi, proprio per fornire strumenti e competenze ai suoi animatori in progress, sta organizzando una serie di incontri formativi rivolti a giovani animatori in erba appartenenti all'azione cattolica. I ragazzi e le ragazze provenienti dalla diocesi si sono trovati in seminario sabato 28 per un momento di riflessione e di formazione, ma anche di gioia e convivialità. Ma cosa significa essere animatori e soprattutto chi sono questi nostri giovani che cercano di impegnarsi nell'educazione dei più piccoli? Ci siamo trovati tutti insieme, noi aspiranti educatori, e ci siamo confrontati sui vari temi che avremmo potuto affrontare in casa alpina. È stato significativo perché soprattutto oggi ci siamo concentrati sui problemi che ci portiamo avanti in casa alpina quando andiamo su a fare una settimana di animazione per i bambini. Oggi ci siamo trovati qua in seminario per parlare e soprattutto per discutere di possibili eventi, di possibili situazioni che possono accadere quando siamo in casa alpina a Brusson durante la prossima estate. Aspirante educatore significa raggiungere, cercare di raggiungere la figura di un educatore che per me è saper dare qualcosa ai ragazzi, magari quello che avrei voluto che fosse dato a me anche. Secondo me essere un modello esemplare per i bambini in modo che possano capire l'importanza della fede e lasciare in loro qualcosa di positivo a cui loro ripensino per poi dire io voglio diventare come lei, come lui da grande, avere lasciare qualcosa di buono in loro. Ma sicuramente i ragazzi hanno bisogno di un punto di riferimento che noi siamo qui apposta per dargli un punto di riferimento per essere anche dei loro fratelli, delle loro guide. Sicuramente sia per aiutarli in un percorso di fede sia in un percorso di crescita proprio a livello umano. Magari di qualche certezza, qualche risposta in più e di un modello di riferimento veramente saldo che ci possa far comprendere veramente i nostri obiettivi nella vita. Giocare sicuramente. E essere ascoltati. Sì, perché noi aiutiamo tanto i ragazzi, i bambini che incontriamo durante l'estate, però anche loro ci aiutano molto e spesso torniamo dopo i campi, dopo gli incontri, con tanta voglia di fare e con molta felicità dentro di noi.